Wingardium Leviosa, oggi il salame fatto in casa. Olè. I tagli, vada la pancia, la spalla come parte magra. Ci vediamo dopo per l'insaccazione. Dopo averli sapientemente insaccati, verranno tippati su questo macchinario. Andiamo a mettere salami freschi e la cella di asciugatura. Quanto tempo ci rimangono? 4 giorni. Ciao. Andiamo a prendere i nostri salami e andiamo a mettere da quest'altra parte. Quanto si fanno qui? Almeno 2 mesi. Dai! Passati 2 mesi insieme a Valè. A Mavalè! Andiamo a prendere questo salame. Ci siamo. Andiamo di là. Non si strizza. Cosa bisogna togliere prima? La pelle. La pelle. Com'è? Carpaccio. Sotto le 3 dita e carpaccio. Si hanno detto che hanno inventato prima della mia nascita. Il tuo, Simone, è un tronco di salame. È un po' fino. Ho chiesto 2 dita. Salame nostro, a differenza di quello magari più comune del supermercato, all'apparenza sembra più grasso, ma in realtà non lo è, perché quello del supermercato non è altro che pieno di colorante. Infatti, se ci fate caso, soprattutto col salame Milano, se voi guardate la fetta da vicino, noterete che è vicino al bianco, la parte molto spesso è trasparente, perché in realtà è semplicemente grasso con il colorante. Da noi questo non è visibile, perché dopo una volta miscelato comunque si mischia, e noi ci mettiamo solo i fermenti lattici, a differenza appunto dei nitriti, nitrati e altre sostanze che stanno su quello del supermercato. Ormai ce lo siamo mangiato tutto. Un pranzo.